Presidente, un bel colpo aver portato Dos Santos a Teramo, magari sperando anche di piazzare altri colpi come Milly. Ma stiamo lavorando alacremente, avevamo promesso alla piazza che avremmo allestito una squadra per essere comunque protagonisti del torneo, perché Teramo in queste categorie deve primeggiare. Oggi è un giorno speciale, magari un giorno Dos Santos è un calciatore importante per questa categoria, penso che oltre a saperlo la piazza di Teramo lo sanno un pochettino tutti, quindi è un segnale importante di un ragazzo che tra l'altro non ha dato mai segnali di non voler accettare Teramo, quindi anzi prima di iniziare la trattativa economica aveva già manifestato l'interesse e l'intenzione di venire a Teramo, quindi questo gli fa onore al ragazzo, ci inorgoglisce anche a noi il lavoro dei direttori, il lavoro della società tutta, che veramente è notevole, ogni giorno veramente ci sobbarchiamo di tanto lavoro, però diciamo siamo orgogliosi. Adesso non ci resta che completare la squadra, sappiamo che dobbiamo fare altre cose, ci stiamo pian piano riuscendo a centrare tutti gli obiettivi che avevamo, confidiamo di centrare anche quelli che sono rimasti, ci sono ancora due o tre pezzi importanti, che sicuramente dobbiamo fare. La piazza sicuramente capirà la bontà, insomma, del nostro lavoro. Pensando ad oggi, il Teramo, il città di Teramo, è dove voleva Di Antonio che fosse o è in ritardo o in anticipo su qualcosa? Secondo me siamo un pochettino in ritardo un po' su tutto, però ce la stiamo mettendo veramente tutte. Le cose da fare erano notevoli, dal materiale tecnico, dalla campagna abbonamenti, dall'allestimento del settore giovanile. Cioè, ogni giorno c'è un lavoro immane, che si stanno prodigando tutti quanti. Cioè, veramente ho visto un qualcosa che fa veramente piacere, veramente un gruppo societario, parlo non solo dei soci, ma parlo di tutti i dirigenti, i nuovi, soprattutto uno su tutti, Ivan Speranza, che veramente mi ha stupito per la voglia e l'umiltà con cui si è inserito in questa fase, ma tutti quanti si sono comportati bene e poi i risultati arrivano. Sono contento e mi aspetto una grande tifoseria, una grande città con tanta fame di calcio e di fare bene. C'era anche il Giulianova su di te, sarà un derby particolare da vivere. Sì, sarà un derby particolare per tutte le persone che conosco a Giulianova, per gli amici che ci ho, quindi sarà un derby particolare.